Corso. Ancora qualche istante. Tra qualche istante vedremo Savarezza. Vediamo chi sono. Eccoli arrivare. Andrea Mura e Leonardo Piras alla partenza. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Eccoli pronti. Possono partire. Eccoli che arrivano a Sescappa d'Orzo. Ed eccoli qua. Andrea, e partono! Eccoli che passano in questo momento la curva e riescono a unire Savarezza. D'altronde anche Andrea e Leonardo sono due esperti veterani della carrera, come si suol dire, Niskin Dual Riga. Aspettate, ecco pronti Andrea Pes e Leonardo Are. Aspettate Andrea, aspetta. Aspetta Andrea, non avere fretta. Andrea si è perso. Attenzione, possono partire, liberare il percorso. Eccoli pronti. E partono! Falsa partenza per Andrea e Leonardo. Ci riproviamo. Ecco che ci riproviamo piano piano. Leonardo è pronto. Ecco Andrea. E partono! Anche loro riescono a unire Savarezza oltre la curva. Attenzione alla partenza, Raffaele Porcu e Francesco Campus. Aspettate il via. Dobbiamo attendere il via dai giudici di percorso. Aspettate. Ancora qualche istante, nel mentre che i giudici ci danno l'ok. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Raffaele Porco e Francesco Campus. E partono! E riescono già a unire Savarezza prima della curva. E così siamo in attesa ancora degli altri cavalieri che sono in rientro in Sagarrelesegus. Ricordiamo poi che il 26, 27 e 28 il Carnevale Lussulgese entrerà nel vivo, acceso, con i tre giorni di Carnevale, con Sagarrelenanti, con i veglioni in maschera nel tradizionale Salone del Centro di Cultura, e con i cavalieri che mascherati correranno lungo il percorso dei Sagarrelenanti, deliziando tutti gli appassionati e non con le loro maschere e con l'abilità nel correre con i cavalli lungo il percorso dei Sagarrela. Siamo in attesa del via dal parte dei giudici di percorso, dopodiché potremo far partire anche Savarezza, che è quassù, ma si scappa d'Urso nel viottolo. Intanto comunico a tutti i cavalieri che da ora in poi sarà l'ultima carrera per oggi, per poi rivederci domenica prossima. Ripeto a tutti i cavalieri che sono
in procinto di scendere, ultima carrella per quest'oggi. Attenzione, liberare il percorso, possono partire alla partenza Matteo Pio e Antonio Bellinzas. Attenzione, possono partire, eccoli pronti. Ancora qualche istante, eccoli pronti e partono. Ed eccoli già unire Savarezza prima della curva per poi proseguire compatti lungo il percorso della carrera. Anche questo dovrebbero essere molto bravi, i fratelli Pio. Intanto sono pronti Giuseppe Pio e Andrea Pische. E anche per loro ricordiamo ultima carrella per quest'oggi e ci vediamo domenica prossima. Attenzione, liberare il percorso, possono partire Andrea Pische e Giuseppe Pio, la partenza, eccoli pronti. Attenzione e partono, eccoli che alla testa della curva riescono a unire Savarezza mentre proseguono lungo tutto il percorso dei Zagarrele Nanti. Hola, aiu. Ecco la partenza, abbiamo pronti Totti Manca e Piermarco Nugues. Non da Vasco in Arizona a me, che rilascio tanto. Eccoci pronti. Aspettate. Aspettate. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Eccoli pronti, Totti Manca e Piermarco Nugues. Attenzione. Eccoli. Ultimi dettagli prima della partenza. Ancora qualche istante. E partono! Eccoli che oltrepassano la curva in questo momento e riescono a unire Savarezza che prosegue lungo il percorso. Ricordo ancora che domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 potrete assistere alla diretta di Zagarrela in diretta streaming sul sito Zagarrela Nanti e sulla pagina Facebook di Laura Lacabadora. Quindi per chi è lontano e vuole assistere a Zagarrela lo potrà fare attraverso questi siti e godersi tutta la diretta dei tre giorni. Attenzione, possono partire e liberare il percorso Carlo Pani e Diego Di Rio alla partenza. Eccoli pronti, attenzione, e partono, anche loro ordinatamente riescono a unire Savarezza oltre la curva. Aspettate, fermo lì. Anche per voi, ultima carrella anche per oggi. Aspettate, fermo lì Walter. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. E partono. Ok, Walter Soru e Francesco Carros sono appena partiti. Intanto Chiconni e Marco Di Rio sono pronti. Aspettate, Carlo
Ancora qualche istante. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Chicconi e Marco De Rio e partono! E hanno, dopo una partenza velocissima, riescono a unire Savarezza oltre la curva. Intanto alla partenza arriva il nostro terzo debuttante di quest'oggi, Gianfranco De Rio, appena diciottenne, accompagnato da un veterano della Garrela, Michele Onni. Lui ne ha visto già tante. Possono partire, attenzione, grazie su Mauri, attenzione, liberare il percorso. Aspetta Gianfranco, ascolta a Michele. Eccoci, siamo pronti e partono! Ed ecco il giovanissimo Gianfranco insieme al veterano Michele riescono a unire Savarezza oltre la curva. Ultima Garrela anche per voi. E siamo arrivati a Savarezza di Antonio Arca e Diego Are e Salvatore Are, scusate, che è il nostro altro debuttante, Salvatore Are insieme a Gianfranco De Rio e Andrea Cocco, sono i tre debuttanti di questa edizione. Ciao. Io lo sto mettendo in diretta a Facebook. Attenzione, troppa gente lungo il percorso qua, soprattutto in curva, troppa gente. Possono partire, attenzione, Salvatore Are e Antonio Arca alla partenza, eccoli pronti, attenzione e partono. Anche loro oltre la curva riescono a unire Savarezza. Intanto arriva Pier Antonio Mansella e Antonio Borrode. Anche per voi ultima Garrela per oggi, aspettate, aspettate, fermi lì, fermi lì. Ancora qualche istante, il tempo di sistemare gli ultimi dettagli lungo il percorso e potremo riprendere. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Eccoli pronti, Antonio Borrode e Pier Antonio Mazzella. Attenzione, sono due giovanissimi e partono! Sono due giovanissimi, Pier Antonio Mansella 20 anni e Antonio Borrode appena 19. Alla partenza intanto sono pronti Antonio Carazzo e Francesco Floris. Attenzione, possono partire, liberare il percorso, eccoli pronti, ultima Garrela anche per voi, eccoli pronti Francesco Floris e Antonio Carazzo, ancora qualche attimo di esitazione e partono! Eccoli che oltre la curva riescono ad unire Savarezza. Di nuovo tra noi Torino
ed Enzo Campus, ultima carrella anche per voi. A Menta de Onne, ultima carrella, a volte non voglio mettere i chiedal. Aspettate. Due grandi veterani della carrella possono partire e partono! Ed ecco, oltre la curva riescono a unire Savarezza, zio e nipote, due grandi esperti della carrella, quindi non abbiamo dubbi sulla loro grande maestria nel governare il cavallo. Aspettate, Andre, aspettate. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Andrea Pessa e Gianfranco Secchi e partono! Ecco, alla partenza intanto si presentano Francesco Campus e Raffaele Porcu. Qui, anche da Seattle ci stanno guardando. Aspettate, ultima carrella anche per voi. Per quest'oggi, poi ne riparliamo domenica prossima. Attenzione, possono partire, attenzione, liberare il percorso e partono e riescono ad unire Savarezza oltre la curva. Intanto, visto che dall'America guardano Zagara Lenanti, voglio ricordare che il 26, 27 e 28 potranno assisterla in diretta streaming sul sito di Zagarella e sulla pagina Facebook di Laura Lacabadora. Possono partire, attenzione, liberare il percorso, attenzione, Andrea Mura e Leonardo Piras e partono! Una partenza scomposta per i due cavalieri. Per i due cavalieri che, nonostante sono due veterani della carrella, però hanno fatto una partenza un po' scomposta. E salutiamo gli amici dal Canada e dagli Stati Uniti stanno guardando. Anche dall'Australia. Sulla mia diretta. E anche gli amici di Milano. Attenzione, liberare il percorso, possono partire. Partiamo, dai! Giuseppe Pio, Antonello Pinto dalla partenza, liberare il percorso, eccoli pronti. E partono! Ed eccoli, oltre la curva, unire Zagarrela. Unire Savarezza, ho detto Zagarrela, non mi è corretto. Unire Savarezza oltre la curva. Ed ecco pronti. Walter Soru e Francesco Carosa alla partenza, aspettate. Possono partire, attenzione, liberare il percorso e partono! E anche loro riescono ad unire Savarezza oltre la curva, anche per voi ultima carrella. Ultima carrella. Salutiamo anche gli amici da Perugia. Alla partenza Marco De Rio e Chiconni. Aspettate. Aspettate. Fermo lì. Possono partire, attenzione, liberare il percorso.
e partono. Anche loro riescono ad unire Savarezza oltre la curva. Un saluto al sindaco. Il nostro sindaco vi saluta. Buonasera a tutti. Arrivano cavalli. Tizia lasciato. Ecco che vedo che avete ascoltato il messaggio. Antonio, questa è l'ultima. Ultima carrera anche per voi, attenzione, possono partire Pier Antonio Manzella e Antonio Borrod alla partenza. Attenzione, e partono! Sono ragazzi. Era l'ultima carrera anche per i due giovanissimi. Voglio ringraziare l'organizzazione, la protezione civile. Ah sì. Non lo prendiamo. Allora era l'ultima carrela per quest'oggi e quindi possiamo dire che è andata bene la domenica delle prove e finalmente una bella giornata anche di sole dopo un inverno abbastanza rigido, però speriamo che ci assista tutto questo bel tempo per tutto il carnevale. Ci vediamo domenica prossima per i tre giorni resa carrelenanti, quindi con 26, 27, 28, dove entreremo nel vivo del nostro carnevale. Non dimenticate giovedì la sfilata dei bambini delle scuole e sabato Zagarrella dei bambini con i cavalli di Ferula. Un ringraziamento a tutta la macchina organizzativa, all'Associazione Cavalieri, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, all'amministrazione comunale, alla Proloco e a tutti coloro che si sono prodigati per far sì che anche questa fosse una bella giornata di festa e di carnevale. Ci vediamo domenica. Buona serata, buona settimana e viva il Carnevale Lussurgese!